Alexa, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono le 8, sì, le 8, sono le 7:40. Mi sono svegliata alle 7:15 perché adesso abbiamo un'ora di macchina e praticamente andiamo vicino Monza. Perché dobbiamo, in poche parole, è arrivato il momento in cui ci danno le chiavi della nuova casa e andiamo a firmare per dare i soldi all'agenzia. Questo è quello che dobbiamo fare oggi e sono un po' agitata, sono un po' felice perché finalmente possiamo avere, diciamo, le chiavi, almeno spero che ci danno le chiavi oggi e poi da gennaio possiamo, diciamo, entrare in casa, per modo di dire. E niente, per cui vi porto con me, andiamo lì, non vi farò vedere proprio tutto, tutto, perché giustamente sono cose private, e per cui vi faccio vedere più o meno quello che posso farvi vedere. Voi vedete fino in fondo alla fine questo vlog e non vi dico più niente perché poi vi farò vedere anche i mercatini di Como, vi farò vedere Cernobbio, che ci saranno i mercatini e il resto lo vedete poi nel vlog. Se non riesco a mettere le clip, che il video dura l'eternità, giustamente lo metterò. Cioè, ho deciso di metterlo anche il 29 di dicembre. Farò il 29 di dicembre e il 31, sì, il 31 e il 30 di dicembre. Queste sono le mie nuove unghie che ho fatto, il semipermanente. Sono venuti male perché giustamente io non sono tanto brava. E niente, per cui l'ultima settimana di dicembre ci saranno due video, se riesco a registrare dei vlog o il continuo di questo vlog. Se ovviamente vi piacciono che io continuo sui vlog gli ultimi 2 giorni. Ok, prima che si fa tardi, andiamo. Ovviamente prima c'è la sigla la sigla di Natale e dopo vi porto con me. Vi ho detto tutto, buona visione di questo vlog. Mi raccomando, guardatelo fino alla fine, perché di sicuro sarà un vlog sia di Natale, ma anche un po' per la casa. Per cui incrociamo le dita, speriamo che ci danno le chiavi e niente, ci vediamo dopo. Buona visione. Oh, oh, oh! Ammira! Gusta, regala, a Como abbiamo un sacco di idee, parola di Babbo Natale. Fatti un giro, stai sicuro. Ti aspettiamo!
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The we won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
proprio c'ho fame. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato a Candy per Natale, così scarta anche lei i regali. Io ho preso questa renna che suona, ovviamente non posso farla suonare perché sennò viene su e poi scopre il regalino, per cui è meglio non farla suonare. Comunque questa renna qua carina, fatta così con la corda. L'ho presa perché suonava, perché sennò non la potevo prendere, perché a lei piacciono le cose che suonano, come la pallina. Io ho preso un'altra pallina, ma questa durerà poco, perché questo vedi, c'è il buco, se la schiaccio suona, però meglio non farlo. Poi questo qui, questo fa così. Ah, ma si schiaccia anche sotto, non lo sapevo. Voglio meglio non farlo suonare perché se no arriva. E questo qua, questo è un altro regalo. Poi per finire, dato che è un po' difficile farli scartare, io ho preso questi e metterò uno di questo in un regalo, così almeno lei lo scarta più veloce. Infatti farò il video, così vi farò vedere su Instagram quando scarterà i regali. E poi per i coniglietti ho preso questo dolcino alla banana che gli piaceva tanto, ne ho presi due, perché per i coniglietti non c'era niente di gioco di Natale e allora alla fine non gli ho preso niente, perché tanto alla fine hanno la palla ma non ci giocano quasi mai. Per cui ho preso solo il dolce, così mangiano anche loro qualcosina di dolce per Natale. Adesso incarto i regali, questi qua, e poi dopo vi spiego che cosa ho fatto oggi. Ok, la carta ce l'ho già qui in pacchetto e ve lo faccio vedere dopo quando l'ho impacchettati, perché sennò dura troppo il video. Vi faccio vedere i regalini. Il primo è questo, è venuto così. Poi questo qui. E poi questo. Sono tre regalini per Candy. Adesso gli do il biscotto. Voglio vedere se gli piace. E ce ne sono quattro dentro, perché gli altri tre li ho messi dentro il regalo sperando che funziona. Lo scopriremo alla vigilia. Ok, niente, ci vediamo dopo. Allora, scusate per la luce e ovviamente per la location, però ogni volta che mi sposto in questa casa non riesco mai a diciamo registrare come si deve. Ormai sono 6:30, è tardi, per cui calcolate che non si vede mai niente se devo registrare in questa casa. Vabbè, vi devo aggiornare. Allora, le clip che non ho messo li metterò il 29 di che è un mercoledì. E poi avrei pensato, se riesco,
farò anche un altro vlog a fine il 30 più o meno di dicembre, così vi farò gli auguri. Allora io adesso, vabbè, vi farò gli auguri di Natale adesso e di buone feste, e poi vi farò gli auguri di Capodanno il 30, che è un venerdì mi sembra, per cui spero di riuscire a registrare gli ultimi due vlog, così invece di farne tre arriveremo al quinto vlog mass. Allora, vi aggiorno. Allora, prima siamo andati, come avete visto, allora, non sono riuscita a riprendere quello che volevo perché giustamente c'era troppa gente, poi non si può riprendere la faccia delle altre persone, dato che sono abbastanza cose private. Vi ho messo qualche clip che ho fatto su Instagram, per chi non ha Instagram ve lo inserite qua nel vlog, anche se in teoria non è che sia tanto bello da vedere così. Però io vi ho inserito le clip che ho fatto e che sono riuscita a fare quei 5 secondi. Siamo andati dal notaio, abbiamo firmato tutte le carte, per cui finalmente posso comunicare che la casa è nostra. Per cui basta, è nostra la casa, abbiamo comprato casa. Abbiamo deciso che adesso, dato che ci abita una signora che era la proprietaria, gli abbiamo dato tempo fino al 28 marzo per stare lì, dato che deve cercare un'altra casa e ancora non l'ha trovata, giustamente, gli abbiamo dato il tempo fino al 28 marzo, perché noi non abbiamo fretta per andare subito lì, anche per il fatto che io lavoro, a gennaio c'ho l'operazione, in più devo ancora sistemare tutti gli scatoloni, ho già comprato abbastanza scatoloni, poi vi farò vedere piano piano, ho tantissime cose da mettere a posto, da impacchettare, mettere in scatoloni, ce ne vuole. In più dobbiamo ancora scegliere i mobili, dobbiamo scegliere il bagno, e la casa è, non dico tutta da fare, ma qualche lavorettino piccolino, per modo di dire, c'è da fare. Per cui diciamo che ci vuole il tempo, ci vogliono mesi, per cui per l'anno prossimo voglio stare, fare le cose con calma e non di fretta. E allora abbiamo deciso di farla rimanere massimo fino al 28 di marzo. Poi dal 28 di marzo andremo noi, in poche parole ci daranno le chiavi della casa, non ce l'ha dati adesso appunto perché abbiamo deciso così. E per cui dal 28 marzo abbiamo la casa noi. Ovviamente poi vi farò vedere la casa come è prima e poi vi farò vedere come sarà. E niente, questa è la notizia, per cui appunto siamo stati dal notaio fino alle 11:30, siamo stati lì. Alla fine era Desio, non era Monza, per cui mi sono sbagliata, però vabbè. E niente, poi dato che dovevamo festeggiare, in poche parole, della nuova casa che avremo, in poche parole, siamo andate al ristorante a mangiare e a fare un aperitivo, per cui abbiamo mangiato quello che avete visto, praticamente ho mangiato, ho preso il menù di 12 euro, che c'era il primo, il secondo, il contorno e la bibita, mi sembra l'acqua. Dato che io in questi 2 mesi sto perdendo tanto peso e ovviamente per i calcoli non posso mangiare cose che fanno male, allora giustamente cioè ho mangiato quello che potevo mangiare, anche se quelle cose che ho mangiato non so se le potevo mangiare, tranne il salmone lo potevo mangiare, ma le altre cose così così. Però ho detto vabbè, tanto una volta, non ci vado mai al ristorante, ormai sono quasi 4 mesi che non vado al ristorante. E in più mi sto dando una regolata, diciamo che sono soddisfatta perché ho perso peso, per cui sono soddisfatta del mio traguardo e piano piano lo sto facendo ancora, per cui un bel po' di peso l'ho perso, grazie alla fine dei calcoli, perché se non avevo i calcoli alla fine andavo avanti a mangiare, invece adesso piano piano mi sto regolando su tutto, per cui sono felice anche per questo. E niente, vi ho messo qualche clip di Como e poi vi metterò altre clip perché ancora vorrei mostrarvi
tante cose qui dove abito io, nel senso con le illuminazioni, le decorazioni, eccetera. E poi siamo andati a Mazzizzò, che vi ho fatto vedere che ho preso il regalo al mio cane, e poi siamo andati a comprare il mangiare per la vigilia e Natale, che eravamo in un... Avete visto, il pesce era tutto congelato, ma lì è strabuono. Era praticamente un negozio dove vendono pesce surgelato ed è strabuono. Infatti ogni anno andiamo sempre lì per fare qualcosa di buono, che poi ve lo farò vedere anzi ve li metterò su Instagram, non su YouTube. Vi metterò i piatti che farò sia alla vigilia che a Natale e altre feste, ve li metterò tutti su Instagram, per cui vedete tutto su lì. Per quelli che non hanno Instagram, non so cosa dirvi, fatelo per me se volete vedere quello che faccio, perché lì in 15 secondi metti una storia e ve le mostro subito, perché la storia dura 15 secondi, invece qua per farvi vedere quello che faccio ci vuole tanto, ora che lo monti, ora che lo registri ci vuole un po', per cui chi non ha Instagram, fate Instagram anche solo per me. Comunque, niente, queste sono state le cose che abbiamo fatto. Io adesso vi faccio gli auguri, perché questo vlog lo concludo qui. Volevo riprendere anche i miei pelosetti, cioè i miei conigli e Candy, il mio cane. Solo che è un po' complicato perché fa freddo, poi loro sono... c'è animali che non stanno mai fermi, e allora preferivo non prenderli in braccio o riprenderli, per cui io ve le faccio gli auguri a voce anche per loro. E poi niente, appunto, se riesco, che mi mancano delle clip e che ovviamente registrerò, ve le metterò il 29 e il 30, che è quasi prima di Capodanno, in poche parole. Ho deciso di mettere quei due giorni lì, gli ultimi due vlog di quest'anno, e poi dall'anno prossimo, non so se vi ho già avvisato, per una settimana sicura al 100%, due settimane non lo so, devo ancora vedere. Se riesco faccio due settimane di pausa su YouTube, dato che... adesso inizio piano piano a fare i vlog che finiscono il 30, avrò diciamo tanti pezzi, tante clip da fare, per cui poi io lavoro, e anche se sono a casa, diciamo, faccio casa e lavoro, non è che faccio chissà cosa, per cui ho deciso che la prima settimana e forse anche la seconda settimana di gennaio ovviamente non ci saranno i video, per cui partiranno poi dal 20 di gennaio. Adesso vediamo, perché la mia intenzione era fare una settimana giusta, però quasi quasi farò anche due settimane per riposo, dato che c'ho l'intervento, però vediamo, semmai vi aggiorno. E una settimana di sicuro, state tranquilli che la faccio, per cui una settimana non ci saranno video, per una settimana, poi vediamo se farò un'altra settimana, però vi aggiornerò, per quelli che ovviamente mi seguono. E ringrazio davvero quelli che mi seguono veramente, quelli che commentano sempre sotto i miei video, grazie, perché per me vuol dire tanto. E detto questo, che parlo fin troppo e non so quanto è durato questo video, spero non tanto, perché io ce la sto mettendo tutta a non farli durare l'eternità. Grazie per i 2100 iscritti, che non me l'aspettavo, però dalle visualizzazioni non è che siamo tanti, cioè sono quei 50 visualizzazioni che vedo sui video, ma gli iscritti salgono, ma le visualizzazioni sono sempre basse, per cui boh, non so il motivo, non so perché, comunque vabbè, grazie lo stesso per i 2100 iscritti. Niente. Io vi auguro buone feste, un buon Natale a voi e a tutta la vostra famiglia. Fatemi sapere voi dove festeggiate, con chi lo festeggiate. Io ovviamente decido di stare in famiglia, per cui
ovviamente non riprendo, per cui nei giorni di festa sarà solo giorni di festa. Farò qualche clip per Instagram per farvi vedere quello che faccio e basta, ma pochissimo. E, per cui io quest'anno, come l'anno scorso, lo faccio a casa con i miei, siamo in sei, in famiglia, e poi se vogliamo andiamo poi a trovare i miei nonni, i miei zii, e faremo, in poche parole, andremo a casa degli altri. Però questo è quello che facciamo noi. Fatemi sapere voi cosa fate a Natale, vigilia e alle feste. Vi augurano buone feste anche Candy, Bea, Sofia, Fiocco e Miki. Ovviamente sono i miei pelosini che non vi ho fatto vedere. Da un bel po' che non ve li faccio vedere nei video, però vabbè, l'anno prossimo rimedio, quello sicuro. Tanti vi fanno gli auguri anche loro. E niente, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo vlog, per cui tanti auguri ancora e buone feste. Non so quante volte lo devo ripetere, come sempre, ma vabbè, è meglio che chiudo. Ciao e al prossimo vlog.